Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, eccoci qua per una nuova giornata in compagnia con Erson. Allora ragazzi, oggi è giornata di teaching e l'amico Lorenzo Lo Ambros, che ora vi presento, ciao. Ciao, io non mi chiamo Lorenzo, mi chiamo Matteo comunque. Ah, perché su Skype vedo Lorenzo e qualcosa, pensavo che ti chiamavi Lorenzo. È mio fratello, vabbè. Ah, ho capito, ho capito. Allora, Lo scusa Ambros l'errore. invece è il nome classico, vabbè. Lo Ambros, facciamo così. Allora, l'amico Lo Ambros vorrebbe un teaching sul Mac Shaman. E dato che non l'avevo mai fatto, mi sembra più che opportuno farlo. Vi faccio vedere il mazzo che lui si è creato. Perché lui ha l'iPad, quindi non possiamo fare la condivisione schermo, ragazzi, con Skype. Quindi io ho creato il mazzo che lui mi ha dettato. Lo andiamo a vedere insieme. Allora, lui gioca, ha scelto di giocare due armi rocciatura, una folgore, due sergenti, due tecnoingegneri, due crepiti, due fastidiobot, due folgoratic, un ragno, due roboevocatori, due totem, due mazze protoniche, un getto di lava, una tempesta di fulmini, due carri ragni, due segatronchi, uno yeti, un martel. Allora, lui gioca due martelfato, ma io ne ho solo uno, ragazzi. Un Lauteb e basta. Sostanzialmente è così. E un Lauteb. Allora, che dirti? Allora, ci può stare il doppio martelfato, però secondo me è un po' pesantuccio. Allora, io toglierei un martelfato. Allora, poi, perché a mio avviso è un po' pesantuccio. Poi Effettivamente. toglierei il sergente violento, un sergente violento. Ok? E andrei a aggiungere. E andrei ad aggiungere che secondo a mio avviso è molto forte in questo tipo di mazzo, l'elementare del fuoco. Due elementari del fuoco io ce li metterei. Va Poi, bene. la tempesta può essere adatta visto che immagino che tu incontri un metra molto agro, visto che sei, mi sembra, al 18, vero? Sì, sto season non ho rankato perché sono stato al mare, però Ah, sì, ok. penso che il meta sia agrissimo. Ok, può aver senso la tempesta, altrimenti, ragazzi, può aver senso anche tenere il doppio getto di lava. Ok, allora questo è un mazzo. Tu l'hai mai giocato un Mech Shaman? Questa è la prima volta che lo giochi. No, mai giocato. Ho Ok, creato le ultime carte adesso perché mi serviva la polvere. di base funziona simile al Mech Mage. L'unica differenza è cercare di ottimizzare al meglio l'uso dei totem del fuoco. Quindi non andiamo mai a giocare i totem senza trarne value. Ok. E quindi cerchiamo di ottimizzarli al meglio. Allora, su questo tipo di mazzo ci potrebbe star bene. Tu ce l'hai l'Arvers Golem, il Golem Mietitore? Sì, certo. Dovrei averne due se non ricordo male. Allora, toglierei il ragno infestato Ok. per mettere un Arvers, mettere una un, ah, guarda, togli un sergente e togli un ragno per mettere il doppio Golem. Ok, quindi non uso più sergenti. Sì, a questo punto io toglierei il sergente, perché su questo tipo di mazzo ha senso fino a un certo punto. Va Poi bene. vediamo, facciamo una prova. Io a occhio Sì. mi sembra più corretto toglierlo. E Cosa ho mettiamo il messo al posto? doppio golem, ok? Sì, aspetta un attimo, che ho messo una carta sbagliata. Ho messo il 4-7 che si ferisce da solo, che va bene, sono il prete. Per Ah, ok. errore. Non ti preoccupare. Vabbè, ok. Va bene, quindi la lista è questa qua. Sì, io ho fatto lo Ok. screenshot. Lauteb può avere 6. Tu che altri hai altre leggendarie? Ho fino a Taurisan perché non ho fatto altre Ok. carte. E poi diciamo no perché ho Gruul e la testa di Mimiron che vabbè, sì. Va Allora, bene testa con di Mech Shaman Mimiron. mettere la testa di Mimiron, mi sembra un po' così. In un mazzo. Allora, no, no, va bene, dai, tieni l'Auteb che è più efficace. Va benissimo, dai. Allora, Una domanda. iniziamo. Sì. Ah, vabbè. No, Hai detto dice. di non giocare mai il totem da solo. Beh, se è possibile, Però, sì. nel caso di una entità speculare del mago, lo giochiamo da Lo puoi solo? giocare se però lo puoi rimuovere, perché altrimenti tu dai un vantaggio all'avversario. Devi sempre stare Sì, invece. attento a quello che giochi. Ok. Ok. Va bene. Ok, dai, Allora. iniziane una e io ti spettro e ti spetto e vediamo un po' come va. Ok, adesso sto startando.
Shaman. Oddio, no, aspetta, ho fatto amichevole. Ranked. È uguale, se vuoi giocare in amichevole non c'è problema, eh? No, 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 voglio giocare in ranked. Va bene. Che se la vinciamo vado a 17. Ah, sì? E forse anche la win streak. La win streak. Allora, speriamo di vincere, allora. Vediamo. Ah, nel frattempo ragazzi, se il video vi piace come al solito mettete un bel mi piace, condividetelo il più possibile in modo che mi aiutate a crescere come canale e andiamo a vedere come la va. Allora, cerca avversario, è un po' lentino. Aspettiamo, sì, 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 non ti preoccupare, metto in pausa e appena avvio. Ok, eccola qua. Questa gran connessione. Non ti preoccupare. A me non è ancora arrivato, contro chi sono? Ah, non lo so, non lo so, aspetta. Vediamo se non si bugga. Ah, sei contro anche tu uno sciamano. Buono, quindi sarà Mech Shaman contro Mech Shaman o Midrange contro Mech? È quello lo scopriremo presto. Oppure, essendo a rank bassi, un Constructed, che sarebbe il più odioso perché non so neanche che carte posso giocare. Ci può stare, ci può stare. Allora, io toglierei un golem mietitore. Ok. Allora, quando mi arriva la partita possiamo già cominciare. Ah, ok. Perché qua sto ancora cercando l'avversario. Addirittura. Eh sì. Ma per me è normale, anzi se adesso finisce sono contento perché c'è del solito. No, più che altro perché vedo che il tempo sta a finire. Sì. Forse ecco perché mi si bugga il Mulligan. Sì, ti ci mette tanto a entrare. Ti ci mette tantissimo a entrare. Ma ancora non sei entrato? Ancora no. Ah, vabbè. Infatti ho smesso di giocare il Face Hunter perché adesso mi ha fatto entrare. Un po' in ritardo. È peccato perché c'hai una mano un po' pesante. Vabbè. E niente, tu che faresti qui adesso? Allora, vediamo un po'. Io metto forse il Cogmaster, il coso. Tecco ingegnere, certo, va benissimo. Mm. Vai pure. Ti lagga un pochetto Skype. Davvero? Sì, un pochino, però vabbè, dai, non ti preoccupare. Potremmo anche... Il prossimo turno io giocherei addirittura il golem. No, perché non hai giocato? Perché non ho giocato? Non hai messo in campo il tecno ingegnere? Ma hai perso addirittura un turno, ti ha fatto perdere. Oh, che bello, troppo contento. E metti in campo il tecno... Ma ci sei nella partita? Sì, sì, certo ci sono. L'hai messo in campo il tecno ingegnere? Adesso l'ho messo, sì. Vediamo se me lo mette oppure... a turno 2 mettilo. No, metti il tecno ingegnere. Ok. Ormai segui, cioè, purtroppo hai perso uno starting importante, però. Distruggeranno. Vabbè. Va bene. Vediamo. Ancora non si riesce a capire. No. Allora, addirittura dardo fulminante. Vabbè, non me l'ha usata sul golem. Sì, ma infatti è positiva la cosa. Ok, ora puoi andare di golem tranquillamente. Assolutamente, niente da dire. Stanno uscendo i totem più inutili. Sono proprio contento. Vabbè, dai, vai di golem e passa. Cerchiamo di renderla veloce, sennò la gente a casa si annoia. Ok. Allora, vediamo lui come risponde. Io forse il prossimo turno metterei il fastidio bot e il totem. Oppure vediamo, metto il golem e coino il fastidio bot. Aspetta, prima vedi che peschi, ne devi fare tante ancora. Sì, però insomma, come idea mi sembra questa la migliore. Oh, allora, guarda, io farei così. Se ti piace l'idea.
Io farei arma roccia dura sullo sciamano, tradi il 3-3, col 2-2 togli lo 0-2. Ok, in caso di Blood Dust, là, come si chiama? Esatto. E poi metti in campo il Fastidiobot, moneta e Folgorati Crotante. Ok, mi piace come giocata. Perché devo tenere la board vuota, no? Sì, meglio tenere pulito il board. E in più dopo, se ti entra la combo, puoi fare la combo. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Il Folgorati che mettilo in mezzo al 2-2. Ok. Perché dopo fai la combo totem del fuoco, capito? Sì, E ti assolutamente. diventa una combo da 10, quindi da 10 più 14 danni. 10 più 4 danni. Ecco, una Tu cosa. devi andare a sfruttare il totem del fuoco in questo modo, capito? Per Sì. avere il massimo, tu devi trarre il maggior value possibile dal totem del fuoco quando attacchi. Ora vediamo come risponde. Va bene, mi sta bene. Vabbè, ci poteva stare. Ci poteva anche stare. Allora, io ora farei Totem del fuoco in mezzo tra il Fastidiobot e il Folgoratic. Giocherei il Golem anche in mietitore, tutto faccia. E dove lo gioco il golem? In mezzo tra il Golem, beh, il Golem dove ti pare. Ok, lo giochiamo di qua perché poi quando mi toglierà la provocazione avrò Sì, da anche. rispondere. Ecco, una cosa che non c'è nel mazzo, l'ho notato adesso, che mi mancano gli accoliti, mi mancano un po' i peschini. Ma questo al massimo puoi aggiungerci un totem del mana se ce l'hai. Non è che questo ha tanto bisogno di pescare il mazzo. Va bene. Ma un Comunque il totem totem del del mana non mana ci ce l'ho. potrebbe star bene. Questo è un mazzo che purtroppo tende a finire le carte. Un peschino ci Cosa può anche star fare? bene, assolutamente. I totem del mana tu ce l'hai? No, adesso no. Allora, o te ne crei uno e ce lo metti nel mazzo, oppure se hai qualche peschino tipo che ne so, il 2-1 con rantolo di morte, ce l'hai? Sì, certo. Magari Assaggia la ci puoi potenza mettere del mondo. quello. O magari potrei addirittura mettere l'acolito. Perché Ok, ha fatto si una possono giocata trovare. abbastanza ridicola. Ah, Ma a me va bene perché insomma, si è bruciato tutto. beh, a te va benissimo. Lo Allora, io giocherei, se Oteb. fossi in te, l'Auteb, bravissimo. E potrei mettergli Mettilo. l'arma per togliergli il 3-3. L'arma per toglierti il 3-3. No, io la terrei l'arma per mandarla in combo con A Martelfato se questo servisse. Io farei il 5-1 sul 3-3. punto. E E perché no, poi il tutto golem faccia. che si duplica? Perché perdi 4 danni. È meglio. Tanto il 5-1 è mezzo morto. Ormai il value suo già l'ha fatto. Così almeno ti rimangono i due rantoli attivi, capito? Quindi se lui Bene. spazzasse, facesse una spazzata, comunque ti rimangono le carte in tavola. Sì, Sento il martelfato, abbiamo vinto. ma anche dopo, se non fa nulla adesso, c'hai il lethal. Beh, sì. Però immagino che butterà l'elementale sullo 0-3. No, ma hai già il lethal adesso. Comunque hai il lethal, ecco. Ok, puoi chiudere la partita. Perfetto. Allora, bella Bella giocata. giocata. Anzi, no, la voglio finire di sciamano, perché sono io a giocare. Olè. Giusti, giusti. Ah no, beh, avevo anche lava Ah, basta. c'era anche là. Sì, ma va bene, va bene. Ottimo, sono a 17. Mi fa piacere. Dai, allora facciamo Sì, un'altra. peccato che oltre a Comunque. 17 non vado. Perché io arrivo a No, ma con 17. questo mazzo puoi andare anche oltre. Sì, ma non avevo la win streak, vabbè. No, Di no, ma con questo solito. mazzo puoi andare anche oltre. Vabbè, anche col Face Hunter potrei andare fino a 8. Ma anche col Sì, Paladino ma. Aggro, cioè, potrei arrivare a Certo. Legend. Io, sì, insomma, con i mazzi che ho potrei arrivarci. Forse no, perché sono nabo, però vabbè. Però io, come giocatore normale, solo una volta in 7 mesi sono riuscito a superare il rango 17. E l'ho fatto con un mazzo mago dei segreti.
No, ma poi con questo 17 mazzo, ho comunque, vinto secondo. giocandolo, tu. Questo è un mazzo che ti porta al 10 tranquillamente, anche oltre. Perfetto, allora. Ma anche il Face Hunter, anche il Paladino Agro, giocati che con parsimonia, con intelligenza e con un minimo di visione del gioco, ti portano senza problemi a degli ottimi risultati, ecco. Bene, dai. Io ho startato anche la prossima, vediamo un po'. Sì, infatti è in cerca di un avversario. Sto Ok, eccoci qua. rompendo. Perfetto. Contro chi sono? Sei contro un ladro. Allora, hai per fortuna una buona mano iniziale. Spero che riesci a mulligare un paio di carte, ma la mano iniziale ce l'hai buona. Ok. Beh, Riesci a in fare il questo mulligan? caso il problema. No, ancora non sono entrato. In Ah, ecco. questo caso il problema di non aver peschini, se fosse un 1000, non sarebbe un gran problema. Un 1000, ah sì, no, vabbè, ma tanto i 1000 non credo che qualcuno ancora li giochi. Sono mazzi un No, io po' l'ho superati. fatto perché mi mancavano giusto 40, poi vi ho detto lo proviamo. Ah, Fatto sta che non mi. Per il problema del mulligan e perché no, ho sfortuna non mi entrava mai l'acolito. no, ma a prescindere, è Quindi. comunque un tipo di mazzo che in un meta agro non funziona. E Sono ti stai. entrato. Ah, oh, allora, Crepitio e Segatronchi, toglilo. Via. Era contro tal, sì. Cerchiamo di andare un po' Non ho più avuto veloci. mano, dai. Fatto. Non te la cambiate. Ah, è andata bene. Sì, comunque avrei levato anch'io le stesse carte. Sì, sì. Bella mano. Sì, ma questa è un'ottima mano iniziale. Allora, sono indeciso se buttare il coso, il tizietto costo 1, o Sì. se mette il McCorpher. Però Ecco. direi il Mai McCorpher. farlo, questo ragazzi anche per voi. Non fate mai moneta per mettere il robo evocatore senza trarne value, ok? O seguite la curva, non avete fretta di usare la moneta. Quindi ora, tecnoingegnere. Però, cioè, sono d'accordo, però lui si prende la pugnalata alle Vabbè, spalle. ma è meglio che la usi su questo piuttosto che la usa sul Ah, robo piuttosto che evocatore. Fuller Rotic. Capito? Sì, assolutamente. Questo alla fine è un costo 1 che se ti entra bene, se non ti entra pace, però se te la usa su un folgorati, sul robo evocatore, peggio. Penso metterà arma e passa, immagino, di solito i ladri fanno così. Adesso vediamo. Qua lotta è ben importante da avere. Vedi, addirittura, guarda che carta potente che ha sprecato. Diamine. Per noi va bene, eh? Per noi è ottima questa cosa. Diamine, roba che scelgo bene. Allora, non ci starebbe male adesso fare moneta Carro e ragno. carro ragno. Ok. Vediamo se ho un'altra Vischerit. Vediamo. O magari, no, beh, se è un oil non userà ovviamente il veleno. Beh, tanto ora, fino adesso non lo puoi capire, ecco. Sicuramente è un ladro con le carte messe un po' male, perché per sprecare in quel modo lo sventramento. Sì, beh. Ok. Allora io potrei fare. Guarda, io inizierei ad aggherarlo, quindi andrei di mazza protonica a tutto faccia. Anche secondo me. Ero indeciso se mettere Rob Evocatore e Golem. Ma non lo potevi mettere. Sì, perché mi abbassava i costi. Ah no, è Te vero, andava a costa costa 2. 4. Alla prossimo turno lo puoi fare, semmai. Il rantolo di morte della mazza lo usiamo sul Folgoratic se ci entra. Cerchiamo di usarlo là. Adesso vediamo. Allora, per prima cosa, con l'arma togli il 4-3. Così mi Prima di fare potenzia. qualche gioco. Ok. E così dovrei avere un 5-6, no? Sì. Allora, adesso Ok. puoi fare. Io andrei di Segatronchi pilotato e faccia. Ok. Vediamo se Gatronchi pilotato cosa mi darà.
Sì, L'ultima volta allora, mi ha non ti ho dato fatto Wolfsburg. giocare Robo Evocatore col Golem, ma ancora perché Perché sennò me lo travava aspettiamo con il prima dittatore. di mettere in campo le parti importanti. Tanto il board lo controlliamo noi, vediamo lui come risponde. Addirittura con l'Avabarst, cioè penso di poter controllare qualsiasi cosa lui giochi. Seconda è Vishret, quindi immagino toglierà il... Ok. Okay, Per dai, ci sta. noi va bene, va molto bene. Assolutamente. Allora, io ci proverei, quindi metterei Robo Evocatore. Anzi no, aspetta, c'hai il Lethal, aspetta. 3... Ormai ho fatto. No, ma tanto non ce l'avevi il Lethal. Allora, vai di Golem. Dove? Perché ho pescato il totem, allora magari... No, ma tanto non lo giochiamo adesso il totem. Mettilo dove ti pare. E gioca anche il Tecnoingegnere. E vai, gli faccio. Ormai. Ok. Sperando che non abbia Il vortice di lame. Il vortice. Però se ce l'ha, ce l'ha. Però se al vortice noi facciamo 4, 9 danni. Facciamo 9 danni. Forse 10 se mi esce il totem con spell damage. Adesso vediamo, dai. Quante possibili opzioni. Ok, non ha il vortice. E questo Buono. È positivo. Vediamo. Potrebbe anche avere il ventaglio di lame a questo punto. Beh, l'avrebbe usato prima. Forse sì. Scatto. Bella dorata. Li farò fuori tutti. Non ho capito che cavolo. Gente. Mamma, vabbè, questo. Ragazzi, questo è uno che forse non sa molto ben giocare. No, Fatto preparazione. Assolutamente. Vabbè. Beh, però. Ok, dai. Se avessi usato adesso la mano knife, mi avrebbe levato due mostri. Vendrei, ben vinto. Sì, vabbè, ma. Seppure era avevo un po' nabbo, ecco, diciamo questo. Sì. Non meritava di stella 17. No, no. Allora, va bene. Allora, ragazzi, facciamo l'ultima partita. Vediamo se passa 16. Sì, anche perché sennò diventa troppo lungo il video. Yeee, 40 soldi. Allora, va bene come lo giochi. Cioè, nel senso, non va bene come lo giochi. Nel senso, devi fare un po' più dei ragionamenti. Nel senso, perché ora io qui non ti dirò niente. Farai okay. tutto da solo. E io okay. ti dirò se va bene o va male. Però, devi cercare di ottimizzare al meglio la curva del mana. Soprattutto con questo tipo di mazzo. Va bene. Ok. E a fine video facciamo una sbustata? Ho messo da parte un po' di soldi e non so se fare una sbustata adesso. Ma tanto se... non la posso vedere perché non posso mettere in condizione lo schermo. Purtroppo è vero. E quindi mi dispiace. Vabbè, li terrò per il gran torneo. Soprattutto, tienili per il gran torneo, bravo. Allora. Che ne pensi delle nuove carte, tra l'altro? Ma ancora è presto per vedere. Ce ne sono alcune interessanti, mi piacciono alcune. Però è presto. Voglio vedere tutte 130 le carte. Quando vedrò tutte 130 le carte, deciderò se è il caso o meno di acquistare il preordine da quello da 40, da 50 buste. Però, nel senso, perché se è come GVG, che bastano magari poche carte per avere le carte che servono. Probabilmente neanche sbusto. Metto da parte i soldi, i gold e faccio direttamente sì. in quel modo, ecco. Ok, io sei contro un guerriero. Dirò la verità. GVG non l'ho mai sbustato. Cioè, l'ho sbustato proprio sto ultimo mese solo per farmi dot boom, però poi sì. Ah, il resto l'ho ignorato. No, beh, ci sono poche carte forti in GVG. Allora, boom, sei contro un guerriero. Allora, la mano iniziale non è male. Tu le vedi le carte? Ancora no. Ok. Io se fai in tempo toglierei il segatronchi, appena se fai in tempo. Ok, vediamo se ce la... Sì, ce la faccio. Qua potremmo anche provare a tenerci il totem dello spell damage a sto punto, perché se riusciamo a averlo... Se fosse un... Allora, il segatronchi lo devi togliere perché tu sei di primo turno, non hai la moneta. Ora vediamo quello che ti entra. Ok, elementare fuoco, non è male, un buon starting. Ti è rientrato il segatronchi, va bene. Ok, passa pure. Allora, passiamo.
Mi era entrato pure Segatron, che bello. Allora, tu anticipiamo intanto la mossa. Che cosa faresti al turno 2? Se gioca, io metterei la Noiotron perché lui potrebbe avere l'arma e tirarmi giù il Rob Evocatore, che è una carta abbastanza importante. Ok, errore. Devi giocare Totem perché al prossimo turno, a mana 3, tu fai Rob Evocatore e Fastidio Bot. Quindi ora vai di Totem, tranquillo. Se ha l'arma, lo vedi adesso che magari la usa per rimuoverti qualcosa. Ok. Non credo. Il totem 1-1 mi sembra la carta più inutile. L'1-1, sì. Però hai capito, devi cercare di ottimizzare sempre le tue giocate. Che mazzo ha sto qua? Ok. È un mazzo guerriero con i robot. Io l'ho giocato, lo avevo fatto anche un video. Allora, e ora fai la combo Rob Evocatore e Fastidio Bot e togli lo scudo al Fastidio Bot. Così se mi attacca perde uno. Sì. Io non so assolutamente le carte di questo mazzo. Ecco, c'ha le tue stesse carte, solo che lui gioca anche quella che dà più 2 ai robot, che è di classe del guerriero, che è un Sì, il piega 2-5. lamiere. Il piegalamiere, bravo. Gioca anche l'1-3 che prende un danno di rabbia. Ecco, quella solitamente pensavo che non la giocasse. Mi viene da pensare, il back di Ragnaros, quante season fa l'ha dato? Scusami? Che Il back di Ragnaros, quante season fa l'ha dato? Due? sa non so che è il bag, scusa. Il back. Che è il bag? Non lo so. Il dorso delle carte di Ragnaros. Ah, beh, l'hanno dato quando uscì BRM. Allora, Allora vuol dire che tu giochi chi te. che faresti? Metterei lo Shredder. E forse metterei anche l'1-2. Sì. Ma non mi Va convince bene, come giocata. no, ha senso, ha senso. Shredder 1-2 e tradi l'1-1. Prossimo turno 5 di mana. Cosa può entrarmi Loateb, ma non so neanche che spell abbia questo qua. Beh, lui se gioca due consacrazioni, potrebbe anche avere due colpi di scudo. Esecuzioni, intendi? Eh sì, scusa, due esecuzioni e due colpi di scudo. Non dovrebbe giocare la rissa. Non dovrebbe giocare la rissa, quantomeno. Allora, Shredder. Allora, potrei mettere Golem e Totem. Ma io seguirei Ah no. più. Io metterei Rantoli, cioè sì, o metterei il Segatronchi, secondo me è Lo meglio. E Shredder. togli lo scudo all'1-2. Cosa fare? Vediamo, penso che comunque con il 2-1 mi tolga il 4-2 e con l'arma mi tolga l'altro 4-3 e Vabbè, vado a farci. comunque ti rimane il controllo del board. Devi stare in un museo. Ah, a giocare Harrison Jones così mi sembra un po' una stupidaggine, ma vabbè. No, soprattutto perché. Allora, io Ok. ti direi di Allora. forzare un po' la mano, e ti ho detto questo, poi vedi tu. Potrei mettere l'elementale per togliergli 1-2, col 4-3 togliergli 2-1 e col 4-2 pulire il campo. Ok, mi piace. Sì, mi piace. Bello però che non mi abbia giocato Harrison Jones sulla meccanomazza. Ma infatti ha fatto una bella stupidaggine il ragazzo. Non capisco neanche Draw, come abbia diamine. fatto ad arrivare al 16, se devo essere sincero, con un errore del genere. Forse ho giocato il Facehunter. Ah, beh, ma. Per giocare il Facehunter non ci vuole niente. Sì, vabbè, però comunque sia. È un errore proprio. È un errore molto grave questo. Non è neanche giusto che lui abbia Harrison Jones. Perché? Non mi sembra giusto. Ah, E io non le ho attento ste carte. che è un misto tra un. Sarà un misto patron o qualcosa. Strano. Allora. Allora,
Allora, conta quanti danni c'hai intanto. Mettiamo 5 di crepitivo, perché non credo di farne 6. Ma metti neanche 3, nella peggiore ipotesi. Quindi c'hai 10 okay. più 3... 13, 16, 18, più... 20. 20 danni. Oh, c'hai 20 danni. Allora, io farei meccanomazza. Mazza, scusa, meccanomazza. Mazza protonica. Togli il 2-3. Con la meccanomazza? E con la mazza meccanomazza, sì. Con l'arma. Ok. Poi gioca il golem. Totem quale? Il golem. Il golem mietitore. Ah, scusa, avevo capito totem. No, non ti preoccupare. Ora attiva, togli anche il 2-1 che può essere pericoloso. Lasciati. Col 6-5? No, no. Col 6-5 o col 4-1? Col 4-1 e 6 danni gli rifai in faccia. Ok. Vediamo cosa esce. Ok, peccato ti è entrato la carta più inutile, ma vabbè. Non è vero, l'altra volta ho usato il... con lo stregone ho usato... se lo puoi silenziare. Ah, vabbè. Ma con lo stregone ho usato... Che strane carte... il quello che distrugge i due servitori adiacenti e ne guadagna le statistiche. Con lo stregone ho fatto casino con quella carta là. Allora sei, ora quanti danni hai? 6 12 ne hai 8 16 dovrei averne 20 12 cioè ne ho 19 però penso che non faccia proprio così poco. Comunque allora, metterei aspetta. Il totem. Metti intanto il totem per sicurezza. Allora fammi pensare. Se c'è quello con lo spell damage abbiamo vinto. Vai faccia con l'arma. Abbiamo vinto. Sì, sì, ma prima vai faccia con l'arma. Aspetta che metto il totem. Perfetto. Metti il totem, tanto per trollarlo un pochino. E via. Shbim e sbim. Questo è un mazzo dalle alte potenzialità. Qui basta giocarlo con un po' di testa, ecco. Ok. Va bene? Allora, ho visto che bene o male ci sei. Devi solo... ecco, cercare di migliorare al meglio le curve, come gestire le curve di mana, ok? Quindi quando ti sei gestito bene le curve di mana e cerchi di acquistare il massimo value dalle carte che hai in mano, sei a posto, ecco. Quindi cercare di evitare di fare l'errore di giocare il robo evocatore senza giocarci nient'altro, ok? È meglio aspettare un turno e fare la combo che abbiamo fatto prima, robo evocatore, fastidio bot, piuttosto che giocare subito il robo evocatore che rischi che magari te lo elimina, capito, dopo. Ok. Ok? Se usassi il Mechmage, però buttare robo evocatore di primo turno è sempre un errore, no? Perché certo. Se non ho i due... No, è sempre che... uguale. Devi cercare sempre di ottimizzare le carte che hai. Quindi giocare il robo evocatore senza nient'altro non ha senso. È meglio giocare il robo evocatore traendoci il maggior value possibile, quindi andandoci a mettere... appunto le carte più importanti, cioè andarci ad aggiungere un fastidio bot oppure aggiungerci un tecno ingegnere, capito? Che lo giochi a zero. Sì, sì. Cioè, ecco, è quello il discorso. Bisogna un attimo trarre il value dalle carte, ecco. E lo fai in quel modo, quindi non fare giocate frettolose, contare sempre i danni che hai in mano e quelli che puoi fare, in modo che da quello dopo decidi se andare faccia, se tenere sotto controllo il board, eccetera, eccetera. Ok. Va bene? Io ti ringrazio per aver partecipato, spero che ti sia stato d'aiuto il teachering. Assolutamente sì. E ti saluto, va bene Matteo? Va bene. E che poi ti chiami come me, quindi anche meglio. Siamo i due Matteo. Va bene? Perfetto. Ok, ti saluto. Bene. Ciao. E ragazzi a voi, io saluto voi e spero che vi sia piaciuto il video e ci vediamo per la prossima volta. Ciao a tutti. Ciao.